Forse è un tantino esagerato a comprare da AliExpress. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Effettivamente da un po' di tempo non pubblico video nel mio canale, ma per una serie di motivi, ovvero impegni vari e influenze, virus vari, non ho potuto registrare ed editare, ma questo non mi ha fermato nel fare ordini da AliExpress. E quindi questo video ovviamente sarà dedicato appunto a questo sito, agli ordini che ho appunto fatto di recente, quindi oggettini e roba varia che mi è arrivata in questi giorni, o direi anche mesi. Premetto che sto aspettando altri 4 pacchettini che non so se sono dispersi o altro, perché da un po' di tempo li aspetto, ancora non sono arrivati, ma non perdo la speranza e confido nei postini e aspetto con ansia ogni giorno che mi arrivino questi 4 pacchettini dispersi. E prima di incominciare vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ma direi di iniziare con la roba piccolina che ho messo dentro questa busta. Allora, ovviamente vi farò anche dei piccoli video all'interno del video dove vi faccio vedere da vicino gli oggettini che ho preso, così potete vederli insieme a me nel video. Allora, questo è, partirà adesso il video appunto con lo zoom, ecco, del prodottino. Sarebbe in poche parole un oggetto che vi permette di collegare 2 cuffie insieme nel, diciamo, lo stesso jack del dispositivo che state utilizzando. Potrebbe essere un telefono, un PC, un televisore, qualsiasi cosa. Qui e qui voi inserite le vostre cuffie e quindi insieme alla vostra amica, amico, sorella, chi volete, potete ascoltare musica o vedere un film insieme utilizzando 2 cuffie diverse. E vi dico appunto anche i prezzi, perché ho pure il telefonino qui nelle mie mani, e vi dico esattamente, aiuto, quanto mi è costato, se riesco a trovarlo. Allora, questo prodottino mi è costato 1,26 euro e lo troverete ovviamente anche sotto l'info box, perché metterò tutti i link dei prodotti. Poi andiamo avanti. Come potete notare, e come vi ho detto anche nei video precedenti, ho comprato un telefono nuovo, quindi telefono nuovo, cover nuove. Vi faccio vedere anche l'altra cover che ho preso, perché appunto l'ho già messa nel telefono. E tra l'altro vi comunico che uno dei 4 pacchettini dispersi è proprio un'altra cover di questo telefono, quindi spero che mi arrivi al più presto, perché vorrei provarla e metterla, perché ne ho solo 3, tra l'altro anche un'altra che ho preso al mercatino della mia città, ma comunque sappiamo che AliExpress come cover è il massimo. Comunque sono queste. Questa qui è opaca e ha questa scritta in questo modo. Mi aspettavo che fosse lucido, comunque la scritta avesse qualche particolare in più, ma vabbè, non mi dispiace. Al solito è stampata, quindi si vede un po' la stampa della cover, e sta bene anche nel telefono. E soprattutto la cosa che mi interessava di più è che mi aiutasse con la fotocamera del telefono, perché questo telefono purtroppo ha un piccolo difetto e ha la fotocamera, ovvero le fotocamere un po' sporgenti, quindi la cover in questo caso mi ha aiutato tantissimo. Stessa cosa anche questa cover pure mi fa un piccolo spessore nella fotocamera e quindi mi aiuta a proteggerla. Questa ha questo colore lilla, non so se si vede in camera, ecco, però è lilla ed è lucida ed è molto resistente, come è molto resistente anche questa. Vi dico i prezzi. Allora, guardatemela a trovare un attimino. Allora, quella con lilla mi è costato 1,78 euro, il telefono comunque è un Redmi Note 7, quindi chi ha un Redmi Note 7
questa cover, se siete interessati ovviamente, mi è costato 1,58 euro, mentre se riesco a trovarla, quella che ho messo nel telefono in questo momento, mi è costata invece 2,38 euro. Vi consiglio comunque l'acquisto anche il venditore, perché mi ha esteso la protezione, perché ovviamente in tutti gli ordini, ahimè, purtroppo dovete estendere la protezione, soltanto in uno non è stato necessario, se non mi sbaglio. Poi ho preso questa lettera. Allora, premetto, ovviamente è la lettera dell'iniziale del mio nome, premetto che mi aspettavo che era più grande, perché ho intenzione di sistemare, come avete potuto, diciamo, sentire e vedere nei miei video precedenti, ho intenzione di sistemare la mia stanza insieme alla mia sorellina, e quindi sto cercando di comprare un po' di accessori per diciamo decorarle, per metterli un po' esposti, ecco. Questo accessorio non aspettavo un po' più grande, come potete vedere praticamente è neanche la mia mano, è piccolino. Però tutto sommato è fatto discretamente, si vede che è un pezzo di legno dipinto, però vabbè, è carina comunque, molto carina. Mi aspettavo che era più grande, ma molto probabilmente su AliExpress si trovano anche più grandi questi oggetti del genere. Carina, vi dico subito quanto mi è costata, è al solito ovviamente AliExpress mi è uscito una macchina, ma vabbè. Questa è costata, ma ci vale, ecco, perché si vede, 76 centesimi, ma comunque è fatta bene per essere di 76 centesimi, voglio dire, non è male. Non c'è neanche bisogno che lo levo dalla busta, perché un altro prodotto che ho acquistato è questo cerchietto, che tra l'altro sembra anche una fascetta, quindi è cerchietto fascetta, e mi è piaciuto tantissimo, perché comunque la qualità è buona e il colore mi piace molto, carino, molto carino. E questo qui invece mi è costato 1,91 euro. Ci sono ovviamente varie fantasie, vari colori e tutto il resto. Poi, dato che non ho, diciamo, molte punte per la mia fresa, ogni tanto premetto che faccio qualcosa alle unghie, ovvero semipermanente, ricostruzione non tanto, perché suono le chitarre e quindi non la posso fare, ma comunque cerco di tenere le mie unghiette più sistemate possibile, anche se adesso praticamente fanno schifo perché le ho dovute accorciare, problemi vari. E quindi in merito a questo ho voluto prendere delle punte per la fresa, perché innanzitutto guardo molti video su Instagram e quindi io più o meno ho capito che punte servono a me. Ad acquistare queste tre punte, vi farò ovviamente il video che vedete tra poco con le punte da vicino, così ve le vedete conto di come sono. Allora, questa è una punta bianca e dovrebbe servire per credo le cuticole, le dovrei provare oggi pomeriggio, perché mi è venuto proprio questo lapsus di provarle oggi pomeriggio. Questa invece dovrebbe essere, sì, sempre per le cuticole, credo che dovrebbe essere tutte per le cuticole più o meno. Voi sicuramente c'è chi è più esperto di me, saprà sicuramente che cosa servono. Io ovviamente, come sempre, guarderò qualche video su YouTube e mi documenterò per capire come utilizzarle. Questo per certo è per le cuticole. E come potete vedere anche dal video che vi sto facendo appunto da vicino, e serve appunto per levare le cuticole. Queste punte le ho prese da due venditori diversi, ovvero queste con il blu da un venditore e quella con bianco da un altro venditore. Allora, vi dico subito quanto sono costate. Queste non mi sono arrivate subito, premetto questo, infatti ho dovuto più volte estendere la protezione, perché non mi sono arrivate subito, io non so come devo fare per trovarle ogni volta. Forse da qui ci siamo. Allora, mi sono costate entrambe 58 centesimi, quindi sì, 58, no, sì, mi sono costate entrambe 58 centesimi, però ho pagato anche la spedizione di 1,59 euro, quindi il totale mi è venuto 2,74 euro.
per queste due. Poi ho preso queste ciglia finte magnetiche e avrei da dire un po' di cose su queste ciglia magnetiche. Allora, prima di tutto, l'effetto che danno è carino, ma purtroppo sono molto difficili da applicare, soprattutto per chi come me non utilizza molto le ciglia finte. Non è semplice, ho visto molti video di youtuber qui su YouTube, ho fatto tantissime prove, a volte sono riuscita, a volte non sono riuscita, ma la fregatura, diciamo, di queste ciglia finte è che si sono rotte. Purtroppo non credo che le possa utilizzare, a meno che la applicherò mettendo un po' di colla, ma io l'ho acquistata apposta perché non amo moltissimo mettere la colla negli occhi e quindi non le posso utilizzare più. Il venditore mi ha gentilmente detto di aprire la disputa per farmi fare il rimborso, ma io avevo proposto, in realtà non proprio il rimborso, ma avevo proposto, per andare anche incontro, di spedirmi in un altro paio di questo, un'altra confezione, ecco. Ma lui si è rifiutato e mi ha detto: no, apri la disputa e ti faccio il rimborso. Quindi niente, me l'hanno rimborsato i soldi perché si sono rotte. Non so come le posso utilizzare, a meno che, appunto, come vi dicevo, metto la colla nella, diciamo, nel paio, chiamiamolo così, che si è rotto. Ma a parte questo, vi dico quanto mi sono costate, se riesco a trovarle, ovviamente. Ecco, la punta con quella bianca che vi dicevo prima è costata 1,82 euro, l'ho trovato, è apparso da nulla. Ma non ci sono le ciglia, ma perché? Sono costate 2,50 euro. Io ve le metto lo stesso qui giù nell'info box, però non mi sento di consigliarvele perché, appunto, si sono rotte subito. Cioè, voi, che non so se ci sono persone come me che comunque non utilizzano molto le ciglia finte, diciamo le ciglia finte in generale, ecco, non è proprio un modo semplice per imparare ad applicarle, ecco. Facendo proprio questo, quindi le varie prove per applicarle, potete, come me, che poi comunque non sono una qualità eccezionale queste, comunque potete rischiare, ahimè, di romperle, ecco, di staccare appunto un magnete e quindi buttarle praticamente. Quindi pensateci bene prima di acquistarle. Se avete, diciamo, anche un paio di ciglie finte normali a casa che potete utilizzare per fare ovviamente delle prove senza magari colla, solo per applicazione, vi consiglio di fare questo e poi magari cimentarvi con l'applicazione vera e propria, oppure a comprare queste. Bene, poi questo è l'ultimo pacchetto, diciamo, che mi è arrivato di cose piccoline, ecco. Stiamo finendo, ecco. È un po' interminabile questo video perché ho preso effettivamente un po' di cose, e tra l'altro un'altra me ne devono pure arrivare. Comunque, ho preso questo set di collana, orecchini e anello, ed è, ragazzi, davvero meraviglioso. Per il prezzo che l'ho pagato sono davvero bellissimi. Questo è l'anello, lo potete vedere tra poco anche da vicino, c'è una pietruzza al centro, tra l'altro molto effetto unicorno, ecco. E l'anello in sé, come del resto anche tutte le altre cose che ho trovato nel set, è dorato. La misura non ho idea di che misura sia, non lo so, perché effettivamente non mi ricordo neanche se l'ho potuta scegliere la misura, però diciamo che qui più o meno mi va a me. Io forse una settima di misura ho preso più o meno nei recenti anelli che ho acquistato, quindi più o meno regolatevi così, sesta, settima sta nel manuale. Poi gli orecchini sono praticamente la stessa fantasia, ovviamente la stessa pietra al centro con questo effetto unicorno, sempre dorati, e sono così con la punta, diciamo, dell'orecchino, ecco, che va direttamente inserita con il penno, non so se si chiama penno, comunque la gommina che non fa cadere l'orecchino.
E poi la collana regolabile, ovviamente la potete mettere più larga, più stretta, anche se comunque non è di essere molto lunga come collana. Non so se si vede bene, è così. Stessa fantasia, stessa pietra, effetto unicorno al centro, è bellissimo, molto bella veramente, mi piace tantissimo. Anche questo dovete estendere la protezione, il venditore è molto gentile, mi ha esteso più volte la protezione, nulla da dire su questo veramente. Vediamo se lo trovo. Credo che, se non mi sbaglio, non mi è costata, diciamo, ecco, tantissimo, sì, 1,36€, tre pezzi, 1,36€, ragazzi, il top, top del top. Poi, infine, sempre per il discorso del rinnovo della stanza, ho voluto prendere due copricuscini, ve li faccio vedere direttamente inseriti nel cuscino, ecco, sono questo. Allora, questo box con la scritta home al centro, io in realtà l'avevo scelto grigio perché dalla foto del prodotto su AliExpress in realtà sembrava grigio, ma mi è arrivato questo verde strano, non so se rende in camera, ma non è proprio quello che volevo, ma vabbè, tutto sommato il cuscino qua all'interno è praticamente ammaccato, quindi dovrei cambiarlo per farlo un po' più, diciamo, pienotto. Ma è questo il copricuscino, non è che mi faccia impazzire, però vabbè, adeguiamo, ecco. Poi vi dico prezzi e poi mi è arrivato infine l'ultimo prodottino di AliExpress che mi è arrivato, è questo cuscino, questo copricuscino, ecco, il cuscino che ho messo io, con il pelo, ecco, mi piaceva tantissimo, ho visto dei video di Chiara Facchetti che tra l'altro amo da impazzire, che decorava appunto la sua stanza con colori che tra l'altro mi piacciono tantissimo, e ho trovato questo che sicuramente ho utilizzato tra l'altro prodotti di altre marche, si vede che comunque sono migliori ovviamente, però siccome noi prendiamo spunto, ecco, io ho voluto prendere questo cuscino che, se non erro, è costato 5 euro se non mi sbaglio, però è molto molto fatto bene, e qui non mi ricordo come si chiama il tessuto, comunque è molto morbido anche questo tessuto qui. Poi c'è la cerniera con il dorato. Dove ti trovi cerniera? Dove sei cerniera? Eccola qua. Questa qui. Ed è fatto decisamente bene. Bello, molto bello. Vi dico subito quanto sono costati. Quello sicuro 5 euro, quello rosa. Che tra l'altro io pensavo che fosse il rosa antico, però non male, sì, 5,21€ quello con il rosa e 2,32€ il copricuscino con la scritta home. Ok, allora adesso sì, abbiamo finito, non ci sono più prodottini, anche se comunque rimangono i 4 prodotti dispersi che non so dove siano finiti. Poco fa tra l'altro ho controllato nella cassetta della posta, ma di prodotti non ce n'è traccia, di pacchettini, e niente, aspettiamo i postini che mi dovrebbero portare, spero, a giorni. Comunque, il video finisce qui, spero di avervi fatto divertire e ovviamente di avervi aiutato magari a trovare qualche prodotto che per voi è utile e comunque interessante. Vi ricordo appunto di iscrivervi al mio canale se vi va, di mettere appunto un like per sostenermi se vi va, e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. In più vi ricordo, dovrebbe apparire da qualche parte, vedo se posso metterla da qualche parte, comunque lo trovate nel canale, trovate comunque il link anche nel canale. Vi ricordo, se vi va, di seguirmi su Instagram, dove tramite storie e quant'altro cercherò di tenervi aggiornati anche nei miei prossimi video. E niente, vi auguro una buona giornata o buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!